Terzo impegno di campionato per la Tecnoelettronica Teramo. Terza partita per la formazione di Marcello Fonti, che quest'oggi al Pala Giorgio Binchi affronta il Romagna. Altra sfida salvezza per la formazione biancorossa, reduce, ricordiamo, dalla bella vittoria di sabato scorso in quel di Bologna, 24-35 per gli uomini di Marcello Fonti. Quest'oggi al Pala Giorgio Binchi si presenta il Romagna. Una curiosità per, su questa formazione, formazione di Mordano Imola, quindi formazione emiliana, a differenza di quello che possa far pensare il nome. Formazione emiliana. Gentili telespettatori sintonizzati sulle frequenze di Teleponte, buon pomeriggio, benvenuti allo, al Pala Giorgio Binchi per questa terza partita di campionato. Le squadre si schierano in questo momento. Viene rispettato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia di Lampedusa. Ricordate? Ricordiamo l'episodio di cronaca accaduto un paio di giorni fa. Arriva in questo momento il fischio ed ecco il minuto di raccoglimento. Minuto di raccoglimento, ricordiamo, in memoria delle vittime della strage di Lampedusa, una strage che deve far riflettere tutto il mondo moderno occidentale. Comincia intanto la partita, andiamo in cronaca. Il Teramo si schiera con Di Marcello, Leodori, Marano, Barbuti, Gabriele, Santucci, Murri, Nicocevic, Vaccaro, Collevecchio, Lodato, Pagano, Bellia e Misantone. Dall'altra parte risponde la formazione del Romagna Handball in casacca completamente bianca con striscia nera, con Fabrizio Tassinari, Davide Tassinari, Dall'Aglio, Bulzamini Davide, Bulzamini Gianni, Rossi, Matteo Folli, Emanuele Folli, Ceso, lo straniero della squadra, 24 Venturi, poi Ceroni, Santilli, Minoccheri e Caroli. Direzione arbitrale della gara che sarà affidata ai signori Bassi e Scisci della sezione di Conversano. Arriva il primo tiro di rigore in favore della formazione ospite. Formazione ospite che, ricordiamo, appaia la Tecnoelettronica Teramo con 3 punti in classifica. Tecnoelettronica Teramo reduce dalla vittoria di Bologna che ha fatto seguito al brutto KO contro Carpi. Arriva intanto la prima parata da parte di Matteo Di Marcello sul tiro di rigore di Ceso. Dicevamo, Romagna invece che dopo l'esordio vincente contro la Farmigea a Pisa ha perso sabato scorso contro l'Ambaprato 30-38. Punteggio sempre fermo sullo 0-0, 28 minuti e sono passati 1 minuto e 30 dall'inizio dell'incontro. C'è stata subito la parata sul tiro di rigore di Matteo Di Marcello che si è superato sulla conclusione di Ceso. Da quest'altra parte il Teramo manovra con Pagano che però si fa rubare la palla dal numero 14 di del Romagna che fa ripartire il contropiede. Il tiro del 7 Santilli si perde sul fondo, buon per Teramo che può organizzare questa manovra offensiva. Vaccaro sull'ala sinistra, Pagano, il pallone dentro, perde
la sfera, riparte il contropiede di Romagna, il tiro e il gol del numero 14 Matteo Folli in contropiede, 1-0 per la formazione in casacca bianca, dopo che sono passati 2 minuti e 10 secondi dall'inizio dell'incontro, 1-0 quindi per il Romagna Handball. Non comincia bene questa gara per Teramo, c'è comunque naturalmente tutto il tempo per rimediare. Nikocevic, Pagano, Vaccaro, da questi a Santucci, a Murri che si alza e tira fuori, però il pallone termina direttamente sul fondo. Manovra adesso il Romagna, il numero 14 Matteo Folli, autore del primo e finora unico gol dell'incontro. Pallone sull'ala sinistra, attacco sottopassivo di Romagna che però riesce a trovare il gol con il numero 11 Daniele Rossi. 2-0 quindi per la formazione ospite, formazione che ricordiamo, a differenza di quello che possa far pensare il nome, è, rappresenta la città di Mordano Imola in provincia di Bologna. Nikocevic per Murri, da questi a Leodori, il tiro dall'ala destra, il gol per Teramo che quindi accorcia 2-1. Subito botta e risposta in questo avvio tra le due formazioni. Ceso Matteo Folli per il numero 11 Rossi. Folli nuovamente esce dalla posizione di pivot, il numero 9 Ceroni. Ceso Matteo Folli, la penetrazione, c'è il fallo della difesa di Teramo, fallo fischiato a Leodori, tiro dai 9 metri per la formazione del Romagna, sempre in posizione di centrale Matteo Folli, appoggia per Ceso, da questi al numero 11 Daniele Rossi, il tiro viene ribattuto da Teramo che può ripartire in contropiede con Gabriele, viene trattenuto, l'arbitro fischia, potrebbe anche estrarre il cartellino giallo nei confronti di un giocatore del Romagna, così non è, c'è comunque tiro dai 9 metri per Teramo, già battuto Gabriele per Nikocevic. Ricordiamo Nikocevic reduce dal brutto esordio di 2 settimane fa contro Carpi, solo un gol per lui, il giocatore montenegrino si è riscattato 7 giorni fa in quel di Bologna, ha messo a segno ben 13 reti. Secondo marcatore per Teramo, ricordiamo il primo, il miglior marcatore di quell'incontro fu Vito Vaccaro con ben 15 reti. Tiro dai 9 metri per Teramo, Murri per il numero 21 Robertino Pagano, il tiro e il gol del giocatore ex Lazio, 2-2 il punteggio quando mancano 24 minuti e 30 secondi, torna in parità quindi Teramo. Da quest'altra parte manovra Romagna con Folli, Ceso, gioco con gli esterni, viene fischiato un fallo ai danni della difesa di Teramo, ammonito Vito Vaccaro, primo ammonito dell'incontro. L'ala sinistra di Teramo finisce quindi sul taccuino dei cattivi, punizione già battuta per Romagna. Ceso, il tiro e il gol, pallone che si insacca all'angolino basso alla sinistra del portiere Matteo Di Marcello che nulla può in questa occasione, quindi il giocatore classe 84 di Romagna riscatta il tiro di rigore fallito in precedenza e segna il nuovo vantaggio di Romagna che adesso conduce per 3-2. Nikocevic, Pagano, Nikocevic, esce Gabriele a ricevere palla, appoggia per Robertino Pagano, da questa Nikocevic che subisce la spinta da parte del numero 14 Matteo Folli, tiro dai 9 metri per Teramo. Gabriele, Nikocevic segna a Vito Vaccaro
indica Vito Vaccaro la posizione giusta da indicare. Vito Vaccaro che adesso riceve palla ma subisce fallo. C'è nuovamente tiro da 9 metri per Teramo che manovra con Nikocevic, Pagano, Murri, largo a destra per Leodori. Teramo deve andare al tiro, c'è passivo il tiro, viene il tiro e il gol vengono annullati per una posizione di sfondamento, per una segnalazione di sfondamento. Da quest'altra parte il tiro del numero 14 Matteo Folli viene deviato in calcio d'angolo. Angolo già battuto, Matteo Folli. Ceso Folli deve rinunciare al passaggio. Daniele Rossi continua a manovrare al limite dei 9 metri la formazione di Romagna, che va adesso al tiro con Ceso. Rete, seconda rete per lui, prova l'allungo Romagna. Da quest'altra parte c'è subito la reazione di Teramo, Vito Vaccaro però viene fermato irregolarmente, ammonito Matteo Folli. 4-2 per Romagna quando sono passati 9 minuti e 20 dall'inizio dell'incontro. Nikocevic, Vaccaro provano a muoversi i giocatori di Teramo per allargare in qualche modo le maglie difensive della formazione di Romagna. Subisce fallo Leodori, tiro da 9 metri per Teramo. Gabriele lo batte in questo momento appoggiando per Nikocevic. Gabriele, ancora Murri sull'ala destra per Leodori, tiro e rete. Si appoggia molto sull'ala destra la formazione di Teramo e bravo in questa occasione Leodori a insaccare la seconda rete personale, la terza di Teramo, che adesso è sotto di, ricordiamo, di 1-4-3 per Romagna. Partita tutto sommato in equilibrio fin in questi primi 10 minuti di gara. Teramo comunque che sembra ben disposta, sembra avere tutte le carte in regola per controbattere alle folate offensive di Romagna, che adesso attacca con il numero 14 Matteo Folli, che pesca l'angolo basso alla destra di Matteo Di Marcello, segna il quinto gol per Romagna, 5-3. Murri il tiro, la parata, c'è però il fischio da parte della coppia arbitrale, che ricordiamo essere i signori Bassi e Scisci. Punizione già battuta per Teramo. Vito Vaccaro punta il numero 7 Santilli, commette però infrazione, parte il contropiede di Romagna con il numero 24 Venturi, è bravissimo il portiere Matteo Di Marcello ad opporsi con il corpo, ennesimo miracolo dell'estremo biancorosso. Da quest'altra parte c'è Teramo che attacca con Murri, subisce fallo, tiro da 9 metri di Gabriele. Nikocevic, dicevamo buon inizio del portiere Matteo Di Marcello, un rigore parato, è una bella parata, arriva intanto il tiro e il gol di Nikocevic, primo gol dell'incontro per il giocatore montenegrino. Arriva l'ammonizione nei confronti del numero 11 di Imola, Daniele Rossi, secondo ammonito per tra le fila della formazione in casacca bianca. Dopo Matteo Folli finisce nell'elenco dei cattivi anche Daniele Rossi. 5-4. Folli, Venturi, ancora Folli, appoggia sull'ala destra per il tiro del numero 7 Santilli. Si oppone bene il portiere Matteo Di Marcello, si lotta al limite dell'area, guadagna una punizione Nikocevic, parte in contropiede subito Teramo. Da quest'altra parte c'è però l'errore in appoggio, riparte subito Romagna, il fallo, la battuta, la punizione, il tiro e il gol del numero 7 Santilli. Fase abbastanza confusa in questi ultimi 20 secondi, fase abbastanza confusa dell'incontro. Ci pensa Santilli a mettere tutti d'accordo segnando il gol del 6-4. Romagna
avanti di 2 quando mancano 17 minuti alla fine di questo primo tempo. 6-4. Nikočević, Gabriele deve allargare sulla destra per Leodori, che esce dal proprio settore di competenza in cerca di un tiro che non riesce. Punizione per Teramo già battuta. Vaccaro da quest'altra parte per Pagano, che stacca e tira. C'è comunque un fischio da parte dell'arbitro, l'ammonizione ai danni del numero 9 di Romagna, Ceroni. Tiro da 9 metri per Teramo. Pagano, Vaccaro, ancora Pagano, tenta l'1 contro 1, il tiro e il gol. Pallone che passa sotto le gambe del portiere numero 12 di Romagna. Si tratta di Davide Tassinari. Segniamo quindi questo gol siglato da Pagano, seconda rete per lui. Pagano che è rimasto a terra dolorante. Entrano in campo i sanitari di Teramo per soccorrere il giocatore con la casacca numero 21 di Teramo. Il gioco quindi è fermo, ricordiamo il punteggio, siamo sul 6-5 a 17 minuti e 12 secondi alla fine di questo incontro. Si rialza Pagano, nulla di grave per lui, bene così per Teramo. Torna a manovrare adesso Romagna con Ceso, Folli, difesa 6-0 di Teramo schierata, abbastanza arcigna, non ha concesso molto all'attacco di Romagna, che adesso prova ad andare al tiro con il numero 14 Matteo Folli, che si destreggia bene e segna 7-5. Da quest'altra parte c'è subito la ripartenza di Teramo con Vaccaro, che subisce però fallo, tiro dai 7 metri. Lodato si dipana la manovra di Teramo, la palla passa tra le mani di Vaccaro, adesso Pagano, Nikočević. Pagano, il suggerimento verso Nikočević, che però subisce fallo, tiro dai 7 metri per Teramo. Vaccaro, Lodato, Leodori, il tiro basso sotto mano, il gol di Teramo. Si trattava di Gabriele, il marcatore di questa rete. Gol quindi di Gabriele, avevamo detto erroneamente Leodori, invece il marcatore è Gabriele. Primo gol per lui, 7-6. E avanti Romagna, 15 minuti e 38 alla fine di questo primo tempo. Da quest'altra parte si perde l'azione offensiva di Romagna, che però riesce a guadagnare un tiro d'angolo. Venturi prova la manovra, Matteo Folli perde palla, riparte il contropiede di Teramo da quest'altra parte con Vaccaro, che penetra, tenta l'azione personale, viene però fermato in maniera irregolare. C'è tiro dai 9 metri per Teramo, era buona questa manovra di Vaccaro, che però è stato fermato irregolarmente proprio al momento del tiro. Teramo che adesso può ripartire con Nikočević, che appoggia dentro per Lodato, che non riesce ad agganciare il pallone, si perde quindi questa manovra di Teramo, riparte Romagna in contropiede. Il numero 14 di Romagna va al tiro, viene parato da questo tentativo, viene però fermato tutto, l'arbitro ravvisa un'irregolarità di Pagano, che finisce sul taccuino dei cattivi. Romagna continua ad attaccare con Ceso, Folli, Ceso, il tiro, il gol, non può nulla il portiere di Teramo. Terzo gol di Ceso, 8-6. Terza marcatura di Ceso.
Teramo comunque ci sembra assolutamente in partita, almeno in questo avvio di gara. Ripetiamo, i teramani hanno tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine, lo conferma questo gol Ndinkocevic all'angolino basso alla destra di Davide Tassinari. 8-7, Teramo che quindi accorcia nuovamente. Venturi, Folli, attacca Romagna, muovono, si muove il centrale, pallone in profondità verso il numero 9 che subisce fallo, si trattava di Ceroni, tiro dai 9 metri per la formazione in casacca bianca che continua ad attaccare. Folli, la penetrazione viene fermato in maniera irregolare, nuova punizione per Romagna, il pallone per Folli, c'è la segnalazione di passivo, deve andare alla conclusione la formazione emiliana, è bravo il portiere Matteo Di Marcello a parare, può ripartire Teramo che quindi adesso ha l'occasione di pareggiare. Viene interrotto il gioco per permettere i soccorsi a un, per permettere a un dirigente, a un giocatore di Romagna di ricevere gli adeguati soccorsi. C'è stato uno scontro di gioco, non riusciamo a vedere quale giocatore della formazione in casacca bianca sia rimasto a terra. Si tratta probabilmente di un infortunio al ginocchio, speriamo naturalmente che non sia nulla di grave per il giocatore emiliano. 8-7 il punteggio in favore degli ospiti, quando mancano 12 minuti e 21 alla fine di questa prima frazione. Il giocatore del Romagna Handball non accenna a rialzarsi. Lo fa in questo momento, viene sollevato di peso dai compagni, probabilmente non potrà continuare a giocare. Lo vediamo sofferente alla gamba sinistra, si tratta del numero 9 Ceroni che finisce quindi in panchina, deve abbandonare l'incontro. Al suo posto entra il numero 6 Davide Bulzamini, che si andrà molto probabilmente a piazzare nella posizione di pivot. Partita che non accenna a riprendere, l'arbitro fa asciugare il parquet. Arriva in questo momento il fischio, riprende il gioco Teramo con Vaccaro, attacca Pagano, Nikocevic, Gabriele. Muovono il pallone i giocatori di Teramo, va al passaggio in profondità per Lodato che si gira e segna. Primo gol dell'incontro per lui, Teramo aggancia il pareggio 8-8. Lo avevamo detto anche in precedenza, Teramo ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine, lo conferma, la conferma arriva proprio in questo momento, 8-8 quando mancano ormai 10 minuti alla fine di questo primo tempo. Da quest'altra parte Romagna attacca con Folli, Venturi, appoggia per Ceso che va al tiro
e al conseguente gol, quarta marcatura per lui, ritorta, si riporta in avanti il Romagna 9-8. Nikocevic, Gabriele, la penetrazione, c'è però lo sfondamento, può ripartire quindi il Romagna, perde l'occasione Teramo per riportarsi sul nuovo pareggio. Romagna adesso attacca con Venturi, difesa sempre schierata con il 6-0, quella teramana. Ceso per Folli, che viene strattonato irregolarmente da un giocatore di Teramo, tiro dai 9 metri per la formazione ospite. I giocatori di Teramo si devono posizionare a distanza. Il tiro di Ceso, la parata bassa di Matteo Di Marcello, può ripartire Teramo con Pagano, Nikocevic, il tiro, il gol del giocatore montenegrino, terza marcatura per lui, 9-9. Viene interrotto nuovamente il gioco dalla coppia arbitrale Bassi e Scisci. Arriva in questo momento il fischio che sancisce la ripresa del gioco, 9-9 tra Teramo e Romagna. Buon Teramo in questa prima frazione, se la sta giocando alla pari contro una formazione sulla carta leggermente superiore. Pallone sull'ala sinistra per il, da questi adesso al numero 19, Ceso, che subisce fallo giallo per Robertino Pagano, ammonito il giocatore argentino, la seconda ammonizione per lui in questo primo tempo. Tiro dai 9 metri per il Romagna. Venturi, Ceso, nuovamente a Venturi, da questi a Bulzamini, pallone in profondità per il pivot, il numero 32, che non riesce a controllare, può ripartire la manovra di Teramo. Pagano, Nikocevic, pallone sull'ala destra per Lodori, che deve indietreggiare, pallone nuovamente a Nikocevic, Teramo che tenta la manovra di aggiramento, il tiro e il gol di Pagano, viene però tutto invalidato, c'è una segnalazione da parte dell'arbitro che opera alla nostra sinistra, nulla quindi l'azione, il gol di Teramo. Doppio palleggio da quest'altra parte di Romagna, può ripartire il contropiede di Teramo con Leodori, che deve però tornare indietro e appoggiare per Pagano. Nikocevic, respira adesso la formazione di Marcello Fonti dopo che questi primi 22 minuti sono volati via senza un attimo di sosta. Pagano, Gabriele, ancora Pagano per Nikocevic, palla sull'ala destra per Vito Vaccaro, che penetra ma commette sfondamento, può ripartire quindi la manovra di Roma, del Romagna, che non riesce ad andare a concludere con il numero 24, contropiede da quest'altra parte, Teramo non riesce ad andare alla conclusione, Vaccaro non controlla la sfera che finisce in fallo laterale, viene interrotto il gioco per asciugare la palla, 9-9 quando mancano 7 minuti e 41 secondi. Partita giocata su ritmi gradevoli, partita sostanzialmente in equilibrio tra le due formazioni che se la giocano a viso aperto. Venturi per Folli, da questi sull'ala sinistra per il tiro e il gol
del numero 20 Dall'Aglio, 10-9 per il Romagna, che adesso conduce di 1. Teramo prova a rispondere, Pagano, Nikocevic, si muovono i giocatori di Teramo, Pagano, il tiro, il gol all'angolino basso di destra, ancora un gol per il giocatore biancorosso ex Lazio, terza marcatura dell'incontro per lui, 10-10, nuova parità. Primo tempo che vive sul filo dell'equilibrio. Romagna attacca adesso con Venturi, il tiro, il gol, avrebbe potuto fare qualcosina di meglio in questa occasione il portiere Matteo Di Marcello. Fatto sta che il numero 24 di Romagna riporta avanti i suoi, 11-10. Pagano, Gabriele, ancora Pagano, Nikocevic, si muovono i giocatori di Teramo, il pallone per Gabriele che perde il contatto con la sfera, poi Lodato commette fallo, riparte il contropiede di Romagna con Venturi, da questi al numero 11, la penetrazione, il tiro e la gran parata di Matteo Di Marcello che si supera sul pallonetto di Daniele Rossi. Arriva il primo time out dell'incontro chiamato da Marcello Fonti, ci vuole ragionare su l'allenatore di Teramo. Teramo che è sotto, ricordiamo, di 1, 10-11, mancano 5 minuti e 41 alla fine. Partita, ripetiamo, sostanzialmente equilibrata, Teramo sta lottando alla pari contro una formazione sulla carta superiore. Partita però che in questo momento è in equilibrio. Riassumiamo il tabellino dell'incontro: Leodori 2, Gabriele 1, Nikocevic 3, Lodato 1, Pagano 3. Dall'altra parte invece Dall'Aglio 1, Rossi 1, Matteo Folli 3, Ceso 4, Venturi 1, Santilli 1. Il totale fa 11-10 in favore del Romagna, ma palla adesso che sarà in mano a Teramo, i biancorossi avranno l'opportunità per agganciare il nuovo pari. È entrato in campo il numero 3 Marano, il giovane giocatore biancorosso si va a piazzare nella posizione di pivot. Cerca quindi di sfruttare tutto il potenziale della sua panchina il tecnico Marcello Fonti. Pagano, Murri, Leodori, Murri, Leodori, il tiro che viene però scontrato in maniera fallosa dal numero 24 Venturi, tiro dai 9 metri per Teramo. Manovra in questo momento Pagano, non riesce ad intendersi con il compagno Nikocevic, può ripartire il Romagna, Venturi per il tiro del numero 6 Bulzamini che segna, 12-10, primo gol dell'incontro per Davide Bulzamini, non può nulla il portiere Di Marcello in questa occasione, si porta quindi sul più 2 la formazione ospite. Teramo che adesso prova la reazione con Nikocevic, Pagano, Murri sull'ala destra per Leodori che deve indietreggiare, ancora Murri, Pagano, Murri viene segnalato passivo, Teramo che deve concludere, il tiro, il gol di Nikocevic, ancora una buona giocata dello straniero di Teramo, 12-11 in favore del Romagna quando mancano 4 minuti al termine di questo primo tempo. Romagna da quest'altra parte va al tiro con il numero 6 Bulzamini, la palla si perde sul fondo, l'arbitro comunque segnala una irregolarità, tiro dai 9 metri per la formazione in casacca bianca, pallone sull'ala destra per la penetrazione, il gol del numero 11 Daniele Rossi, seconda marcatura dell'incontro per lui,
il Romagna si riporta avanti di due reti, 13-11, quando mancano ormai 3 minuti e 20 al termine di questo primo tempo. Nikocevic, Vaccaro, allarga sull'ala destra la manovra il Teramo, Murri prova la manovra di aggiramento, il tiro e il gol ancora di Nikocevic. Seconda marcatura consecutiva per il giocatore montenegrino. 12-13. Seconda marcatura di Nikocevic. Teramo che resta aggrappata all'incontro, non lascia scappare la formazione di Romagna, che adesso va alla penetrazione con il numero 17. Anzi, scusate, si tratta del numero 17, Fabrizio Tassinari. C'è la ripresa del gioco. Romagna perde palla, il contropiede verso Leodori, il tiro, il gol. Terza marcatura dell'incontro per lui, 13-13. Teramo che aggancia il pareggio con Leodori. Quando mancano 2 minuti alla fine, Teramo ricuce lo strappo. Romagna che adesso attacca nuovamente con Venturi, pallone dentro per il numero 32, Folli che subisce fallo, punizione già battuta. Attacca adesso la formazione emiliana con il palo colpito dal numero 17, riparte il contropiede da quest'altra parte, Vaccaro, Nikocevic prova il servizio in profondità verso Marano, non riesce a controllare, si riparte da quest'altra parte, il contropiede è buona, la chiusura di Vaccaro, arriva però il fischio dell'arbitro, cartellino giallo ai danni di un giocatore della panchina di Teramo. Non siamo riusciti a vedere chi sia stato l'autore di questa protesta, si tratta di Marano, prima ammonizione dell'incontro per lui. Attacca il Romagna, 1-0-8 alla fine di questo primo tempo. Bisogna ripetere la battuta di questa punizione, arriva la segnalazione di passivo, il tiro e il gol di Romagna che trova una marcatura sotto passivo. Il gol è stato realizzato dal numero 32, Manuele Folli. 14-13 per la formazione ospite, mancano 35 secondi al termine di questo primo tempo. Gabriele, Leodori, il fallo ai danni del numero 2 di Teramo, punizione da 9 metri. Gabriele, Nikocevic deve affrettare le manovre di tiro, la formazione di Marcello Fonti lo fa adesso in questo momento con Gabriele che trova il gol, seconda marcatura per lui, 14-14, 7 secondi alla fine di questo primo tempo. Pallone verso il numero 11 di Romagna che tende una girella, il pallone si spegne sul palo, finisce in questo momento il primo tempo, 14-14 tra Teramo e Romagna, primo tempo che viene giocato su ritmi molto alti, primo tempo che ci sentiamo di dire sostanzialmente equilibrato, il punteggio di parità rispecchia quello che è stato l'andamento dell'incontro, quindi ripetiamo, il primo tempo tra Teramo e Romagna si chiude sul 14-14, a risentirci con i secondi 30 minuti di gioco. Tornano in campo le squadre per disputare questo secondo tempo, ricordiamo primo tempo tra Teramo e Romagna che si era chiuso sul 14-14, primo tempo sostanzialmente equilibrato, ben giocato dalla formazione di Marcello Fonti che sta dimostrando di poter giocare alla pari fino alla fine. Andiamo a riassumere intanto il tabellino del primo tempo,
3 gol per Liodori, 2 Gabriele, 5 Nikocevic, 1 Lodato, 3 Pagano. Dall'altra parte il Romagna in casacca bianca, 1 Dall'Aglio, 1 Bulzamini, 2 Rossi, 3 Folli Matteo, 1 Folli Emanuele, 4 Ceso, 1 Venturi, 1 Santilli. Prima palla offensiva manovrata da Teramo, che adesso attacca con Nikocevic, autore di una buona prestazione in questo, finora in questa partita. Pallone in profondità per Leodori, che non riesce a mantenere la sfera in campo. Può ripartire il contropiede di Romagna con il numero 19 Ceso. Da questi a Matteo Folli, è bravo in chiusura Leodori. Viene tutto fermato però dal fischio della coppia arbitrale Bassi e Scisci. Punizione dai 9 metri per Romagna. Folli per la penetrazione di Ceso, che desiste dal suo intento. Pallone sull'ala sinistra, non riesce ad inquadrare la porta il numero 3 Bulzamini. Riparte il contropiede di Teramo con Vaccaro. Nikocevic, il tiro, la parata a terra del numero 12 Tassinari Davide, che però commette una sciocchezza in fase di impostazione. Recupera palla Vito Vaccaro, che si aiuta però in fase di controllo con il piede. Riparte la squadra di Romagna, del Romagna. Si è persa questa azione in ripartenza di Teramo, che avrebbe avuto l'occasione per siglare il primo vantaggio dell'incontro. Romagna sbaglia in fase di impostazione, riparte il contropiede, l'azione offensiva di Teramo. Teramo che adesso vediamo è schierata con il portiere Collevecchio in luogo di Matteo Di Marcello, autore nel primo tempo di un paio di ottimi interventi. Ricordiamo un rigore parato a Ceso e un paio di contropiedi chiusi su Venturi. Il tiro, il gol di Teramo con Pagano, primo vantaggio dell'incontro per Teramo sul 15-14. Sono passati 2 minuti e 20 dall'inizio di questo secondo tempo. Primo vantaggio Teramo. Teramo che adesso deve difendersi dall'attacco del Romagna. Ceso per l'azione di Daniele Folli, che viene però fermato irregolarmente. Punizione dei 9 metri. Il tiro e il gol di Ceso, anzi scusate, si tratta del numero 14 Matteo Folli, quarta marcatura per lui, 15-15. Dura poco il primo vantaggio dell'incontro per Teramo. Ci pensa Matteo Folli a ristabilire la parità. Adesso attacca il Teramo. Viene segnalato una irregolarità da parte alla difesa di Romagna. 2 minuti al numero 7 Santilli. Primi 2 minuti di questo incontro arrivano dopo ben 54 minuti di gioco. Nikocevic deve allargare Murri, Leodori, ancora Nikocevic. Pallone dentro per Gabriele, che si gira e fulmina il portiere Tassinari. Terza marcatura per lui. Teramo rimette la testa avanti, 16-15. Teramo nuovamente avanti con questo gol di Gabriele, la terza marcatura dell'incontro per lui. Perde palla in fase offensiva il Romagna, può ripartire Teramo con Nikocevic. Alza i ritmi della giocata adesso Pagano. Nikocevic. Pagano. Nikocevic. Si muove Murri, riceve la palla, la deve però appoggiare a Pagano. Prova il tentativo poi personale Murri, che viene fermato irregolarmente. Tiro dei 9 metri per Teramo.
invita Marcello Fonti a spingere sul numero 4. Vaccaro, il tiro di Murri alto sopra la traversa, nessun problema per Tassinari, Romagna può ripartire. Si sbraccia in panchina Marcello Fonti per richiamare i propri giocatori a una gestione più attenta dell'incontro. Ceso, arriva intanto il secondo time out dell'incontro chiamato dalla panchina di Romagna. Sono passati 5 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, 16 a 15 per Teramo, che conduce a nostro avviso, a nostro modesto avviso, in maniera meritata. La formazione di Marcello Fonti sta giocando bene, sta dimostrando dei notevoli miglioramenti rispetto all'esordio di 14 giorni fa. Ricordate il brutto KO contro il forte Carpi, che violò il terreno del Pala Giorgio Binchi con un perentorio 32 a 22. La formazione di Marcello Fonti in queste ultime settimane sta evidenziando dei grossi miglioramenti. Matteo Folli perde il pallone, riparte Teramo con Pagano. Vaccaro punta il proprio avversario, appoggia poi per Nikocevic, il tiro e il gol per il giocatore montenegrino, che resta dolorante a terra. Sesta marcatura dell'incontro per lui. Grandi miglioramenti, lo dicevamo in precedenza, da parte della formazione di Marcello Fonti, ma soprattutto grandi miglioramenti da parte di Nikocevic. Un solo gol all'esordio contro Carpi, 13 a Bologna e ben 6 fino a questo momento contro Romagna. Teramo che adesso conduce 17 a 15 quando mancano 24 minuti e 36 secondi. Più 2 Teramo con il sesto gol di Nikocevic. Ripetiamo, autore di un'ottima prestazione. Gioco che è interrotto. Il giocatore di Teramo Nikocevic è tornato regolarmente al proprio posto. Riparte in questo momento il gioco. Manovra il Romagna. Acceso per Folli. Di nuovo acceso, anzi no, l'arbitro interrompe tutto, ravvisando un'irregolarità. Ceso in questo momento sulla punizione già battuta, il tiro e la gran parata bassa di Collevecchio, attacca comunque, continua ad attaccare il Romagna che adesso va in gol con il numero 3 Gianni Bulzamini, prima rete dell'incontro per lui, 17 a 16. Romagna tenta di avvicinarsi, di chiudere questo strappo in favore di Teramo. Teramo adesso conduce, ricordiamo, di una rete. Marano che è tornato in campo, il giovane giocatore di Teramo, allarga per Murri, da questi a Leodori che deve tornare però indietro, subisce fallo. La carica irregolare da parte del numero 3 Gianni Bulzamini, tiro da 9 metri per Teramo. Gabriele Nikocevic non appoggia per Vaccaro, subisce fallo da parte del numero 14 Matteo Folli. Marcello Fonti invita Gabriele Leodori a stare il più larghi possibile sulla fascia destra, così da trovare qualche spazio in posizione di ala nella difesa di Romagna, che ripetiamo non ci sembra assolutamente impenetrabile. Nikocevic per Pagano, Gabriele, da questi a Leodori, il tiro, il gol dall'ala. Arriva questa marcatura di Leodori dall'ala destra, sarà sicuramente contento Marcello Fonti, che aveva richiesto questo tipo di schema proprio in fase di
battuta della punizione. Teramo che si riporta nuovamente avanti, 18-16, più 2, quando mancano 22 minuti e 52 secondi. Da quest'altra parte Romagna va al tiro, la gran parata di Collevecchio sulla penetrazione del numero 7, Santilli. Gran parata di Collevecchio, seconda parata consecutiva per il portiere di Teramo, che adesso può ripartire. Pagano, Nikocevic, circola bene la manovra sull'ala destra, ancora un tiro di Leodori, interviene però stavolta Tassinari, contropiede immediato di Romagna che subisce fallo. Punizione già battuta, palla che arriva sull'ala sinistra per il numero 3 di Romagna, che subisce fallo. Si trattava di Gianni Bulzamini, punizione già battuta. Matteo Folli interviene fallosamente, Vito Vaccaro, ancora punizione per Romagna, non c'è un attimo di sosta anche in questo secondo tempo. Ceso, il tiro e la parata di Collevecchio, che adesso abbassa il ritmo, lo alza Vito Vaccaro, prova a ripartire in contropiede l'esterno di Teramo, il tiro e il gol di Gabriele, la palla passa sotto le gambe dell'incolpevole Davide Tassinari, o meglio di Davide Tassinari, che nell'occasione avrebbe potuto fare meglio, del colpevole Davide Tassinari. Il portiere di Romagna avrebbe potuto fare sicuramente qualcosina in più. Resta a terra adesso Gabriele, quarta marcatura dell'incontro per lui. Si rialza in questo momento l'ex giocatore di Città Sant'Angelo, nulla di grave. Teramo che adesso conduce 19-16, più 3 con questa marcatura di Gabriele. Mancano 21 minuti e 17 secondi alla fine dell'incontro. Teramo che conduce meritatamente di 3 reti contro il Romagna, una formazione sulla carta superiore, ripetiamo, rispetto a quella biancorossa. Tassinari per Ceso, prova a staccare, viene fermato da Pagano che difende forte su di lui. Punizione per il Romagna dai 9 metri, la penetrazione di Ceso che subisce fallo da parte di Marano. Ancora un tiro dai 9 metri per la formazione in casacca bianca. Tassinari, palla dentro per il tiro e il gol del numero 9 Ceroni. Un po' disattenta nell'occasione della difesa di Teramo. 19-17, si rifà sotto il Romagna. Mancano 20 minuti alla fine di questo secondo tempo. Pagano, Vaccaro, si muovono i giocatori di Teramo alla ricerca di qualche spazio. Gabriele subisce carica, riesce comunque ad appoggiare per Nikocevic che tenta l'azione personale, la penetrazione. C'è fallo, tiro dai 9 metri. Battuta in questo momento Gabriele, Pagano, Nikocevic per Leodori che viene strattonato. Ci potrebbero stare i 2 minuti ai danni di giocatori del giocatore numero 3 di Romagna. L'arbitro comunque non è di questo avviso. C'è solo tiro dei 9 metri per Teramo. Nikocevic arriva in questo momento, giustamente la segnalazione di 2 minuti ai danni del numero 3. Eravamo stati dei buoni profeti. 2 minuti a Gianni Bergamini, seconda trattenuta consecutiva per lui. L'arbitro con qualche secondo di ritardo sanziona il giocatore di Romagna che adesso giocherà i prossimi 2 minuti in inferiorità numerica. Pagano allarga sulla destra per Leodori che riesce in qualche modo a controllare, tenta l'azione personale, il tiro viene interrotto, il tutto dal fischio di Bassi e Scisci che assegnano un tiro di rigore per Teramo.
dai 7 metri va il numero 14 Vaccaro, il tiro e il gol, il primo gol dell'incontro per lui. Il giocatore numero 14 si sblocca dopo ben 42 minuti. Questa è una vera e propria notizia, perché ricordiamo Vito Vaccaro è il capocannoniere del campionato con ben 24 gol in appena due partite. La penetrazione fermata in maniera fallosa da Pagano, 2 minuti per il giocatore di Teramo, tiro dai 9 metri per il Romagna, si torna quindi in parità numerica. Manovra adesso la formazione emiliana, viene interrotta l'azione del numero 11 Daniele Folli. Gioco interrotto per permettere all'inserviente di entrare in campo ed asciugare il parquet. Ripetiamo, partita che fino a questo momento non ha avuto un attimo di sosta. 20 a 17 per Teramo fino a questo momento. Riprende in questo momento il gioco Folli, la penetrazione interrotta fallosamente da Vaccaro, tiro da 9 metri per il Romagna, la buona chiusura del portiere Collevecchio sul numero 9. Riparte il contropiede di Ninkovic, la gran parata da quest'altra parte di Tassinari, doppia gran parata dei due portieri. Arriva intanto una segnalazione di passi, Teramo che riconquista palla, Vaccaro per Leodori, l'arbitro però interrompe tutto. Teramo aveva provato a battere in velocità per sfruttare la superiorità numerica, l'arbitro però ha interrotto tutto. Viene bloccato il cronometro. Ancora l'inserviente in campo per asciugare il parquet. Gioca 20 a 17, mancano 17 minuti e 08 secondi alla fine di questa partita. Si torna a giocare. Teramo palla in mano in attacco, ha la possibilità di agganciare il nuovo vantaggio sul più 4 la formazione di Marcello Fonti. Vaccaro subisce fallo, tiro dai 9 metri per Teramo, Nikocevic, Marano, Gabriele per Marano, prova il tentativo solitario, il tiro e il gol, il tiro e il gol di Marano, prima marcatura dell'incontro per lui. Teramo che va sul più 4 sul 21 a 17, massimo vantaggio dell'incontro per i biancorossi, che in questo secondo tempo stanno decollando dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato. Subisce fallo il numero 19 Ceso, resta a terra contuso, era venuto in contatto con Vito Vaccaro. Entrano i medici e i sanitari della Croce Rossa per permettere i soccorsi al giocatore di origine croata del Romagna, ricordiamo classe 84. Una contusione al basso ventre, sicuramente molto dolorosa, una contusione però che non impedirà al giocatore di tornare in campo e di riprendere regolarmente il proprio posto. Così è, in questo momento il giocatore numero 19 si alza e torna a giocare. Riprende il gioco proprio Ceso, manovra Tassinari per
il numero 11 che viene fermato irregolarmente, Rossi. Punizione già battuta, Ceso tenta l'azione personale, viene fermato da Lodato. Ci sono i due minuti in arrivo per il giocatore numero 17 di Teramo. Si lamenta in panchina Marcello Fonti. Dal nostro punto di vista ha tutte le ragioni di questo mondo, visto che la difesa di Teramo era sì forte ma assolutamente regolare. L'arbitri Bassi e Scisci non l'hanno pensata così, hanno segnato due minuti al giocatore di Teramo. Teramo che adesso è brava a difendere con l'ennesima parata di Collevecchio, ennesima gran parata di Collevecchio che si sta elevando a protagonista di questo secondo tempo. 21 a 17, altra gran parata di Collevecchio. Da quest'altra parte Nikocevic manovra, entra in campo Leodori per far spazio al tiro di Nikocevic che batte il portiere Tassinari. Settimo gol di Nikocevic, 22 a 17, più 5 Teramo, altro massimo vantaggio di questa ripresa per la formazione biancorossa. Ceso allarga sulla fascia sinistra, sull'ala, al numero 14 Folli che fa gol, quinta marcatura per lui. L'arbitro interrompe nuovamente il gioco, ferma il cronometro per permettere al portiere di asciugarsi. Riprende il gioco, 14 minuti e 20 alla fine di questa partita, più 4 Teramo. Pagano perde il controllo della sfera, la riesce a recuperare in qualche modo appoggiando per Vaccaro. Murri commette però passi in partenza, può ripartire la manovra di Romagna, del Romagna, che si trascina la palla in fallo laterale. C'è comunque una punizione, una trattenuta. Romagna che quindi potrà continuare a giocare in fase offensiva. Bulzamini, palla per il tiro e il gol del numero 9 Ceroni, seconda marcatura dell'incontro per lui. 22 a 19, accorcia la formazione di Romagna con un parziale aperto di 2 a 0 nel giro di appena un minuto. Si lamenta in panchina Marcello Fonti con i propri giocatori, richiede una maggiore attenzione in fase difensiva. Da quest'altra parte comunque c'è Nikocevic che si alza e tira, angolino basso bucato, ottavo gol per lui. Teramo che si riporta avanti sul più 4, interrompe anche l'emorragia di reti la formazione di Marcello Fonti, interrompe il parziale aperto dal Romagna. Teramo che riconquista nuovamente palla con il contropiede di Gabriele che va da solo fino in fondo, il tiro e il gol, quinto gol per lui. Teramo che torna nuovamente sul più 5 nel giro di appena un minuto, 24 a 19, torna sul più 5 la formazione di Marcello Fonti. Il tiro da quest'altra parte del numero 6 Bulzamini viene invalidato tutto, altri due minuti ai danni di Lodato per una trattenuta. Finisce ancora fuori con una penalità di due minuti il giocatore numero 17 di Teramo, deve stare attento adesso perché ha sul groppone due penalità di due minuti. Bulzamini da quest'altra parte, per poco non recupera palla Nikocevic, attacca comunque il Romagna che va al tiro e al gol con il numero 21 Minoccheri, prima marcatura per lui, 24 a 20.
Teramo adesso manovra 24-20, più 4 per Teramo, comunque il vantaggio è abbastanza sicuro fino a questo momento. Vaccaro deve sveltire le manovre, la manovra di conclusione, perché l'arbitro aveva segnato un passivo che è scaduto. Da quest'altra parte riparte il contropiede del Romagna, il tiro di Matteo Folli e la gran parata di Collevecchio che si supera nuovamente. Ancora un'ottima parata di Collevecchio che poi festeggia il suo intervento con tutta la panchina. Davvero un grande impatto in questo secondo tempo del portiere biancorosso. Arriva la segnalazione di time out da parte della panchina di Teramo, secondo time out chiamato quindi da Marcello Fonti. 10 minuti e 51 alla fine di questo incontro. Tecnoelettronica Teramo 24, Romagna 20. Ci sentiamo di dire che almeno fino a questo momento questo risultato è assolutamente meritato, anche alla luce della buona prestazione della formazione biancorossa, trascinata da un ottimo Nikocevic, autore fino a questo momento di ben 8 marcature. Buona anche la prestazione di Pagano, autore di 4 reti, e di Gabriele, 5 reti per lui. Sono loro i migliori marcatori della formazione di Teramo. Teramo che per ora sta facendo a meno delle marcature di Vaccaro, solo un gol per lui. Questo la dice lunga sulla buona prestazione generale offerta in campo dagli uomini di Marcello Fonti. Riprende il gioco Teramo in avanti con Gabriele Nikocevic. Ancora Gabriele, Pagano, Nikocevic appoggia per Leodori, commette fallo di sfondamento, si perde quindi questa manovra offensiva di Teramo. Riparte da quest'altra parte in velocità il Romagna, il tiro di Davide Bulzamini e il gol, seconda marcatura dell'incontro per lui. Torna in campo Federico Marano, si torna quindi in parità numerica, sostituzione volante tra Lodato e Pagano. Nikocevic, la penetrazione, il tiro, l'arbitro però ferma tutto ravvisando un fallo ai danni del giocatore montenegrino. Si riprende con un tiro da 9 metri già battuto, sempre Nikocevic per Pagano, da questi al centro in posizione di pivot per lo stesso Marano che riceve, si gira e fa rete. 25-21, ancora più 4 per Teramo. Teramo che si sta adesso difendendo, c'è fallo di sfondamento commesso da un giocatore di Romagna, può ripartire in velocità Vaccaro, abbassa però il ritmo Vito Vaccaro, segnala l'arbitro che il pallone è bagnato, si procede quindi al cambio della palla di gioco. Riprende adesso il tempo Leodori, Gabriele, Nikocevic, ancora Gabriele per Pagano, si muovono i giocatori di Teramo, Leodori per Pagano, non riesce a penetrare, appoggia per Gabriele il cui tiro è debole, riparte Tassinari, o meglio prova a farlo, interrompe tutto Pagano, riparte il contropiede di Teramo con Vaccaro, il tiro, la parata di Tassinari, recupera Leodori che subisce fallo, 2 minuti ai danni del numero 20 del Romagna, si tratta di Andrea Dall'Aglio, 2 minuti per lui, 8 minuti e 33 alla fine
dell'incontro, 25-21 per la Tecnoelettronica. Ripetiamo, Tecnoelettronica Teramo davvero ottima fino a questo momento. Riprende il gioco in questo momento, palla in mano a Teramo, Nikocevic, Pagano, Nikocevic, Gabriele viene invitato a stare più vicino al numero 9 in maniera da attaccare la profondità, perde palla comunque Teramo, riparte il contropiede del numero 21 che spreca tutto, si tratta di Minocchi, via l'arbitro comunque segnala una irregolarità. Tiro di rigore quindi per il Romagna, va alla battuta il numero 19 Ceso che rientra proprio per battere questo tiro dai 7 metri. Ceso contro Collevecchio, ha l'occasione per segnare il quinto gol il giocatore di origine croata, il primo di questo suo secondo tempo. Va alla battuta Ceso, il tiro e il gol. Quinta marcatura dell'incontro per lui, Romagna accorcia 25-22. Più 3 Teramo, deve difendere questo vantaggio, mancano 7 minuti e 28, la formazione di Marcello Fonti deve difendere per portare a casa questi 3 punti fondamentali in ottica salvezza. Pagano, il tiro, la parata di Tassinari, subisce poi fallo in maniera gagliarda Marano, lotta sul pallone, subisce fallo. Resta a terra il numero 3 biancorosso, quest'oggi autore di 2 reti. C'è tiro dei 9 metri per Teramo. Punizione che viene battuta adesso. Numero 3, sinistra. Nikocevic. Pagano, Gabriele, Nikocevic. Muove palla Teramo che però commette una ingenuità in fase di impostazione. Riparte il contropiede del Romagna con Venturi. Da questi a Burzamini. Il tiro, il palo colpito dal numero 17 Tassinari. Buon per Teramo che quindi può alleggerire e ripartire in contropiede con Vito Vaccaro. Marano rallenta l'azione, Gabriele da questi a Nikocevic, poi Pagano, il tiro di Nikocevic, pallone che va direttamente fuori, parte il contropiede del Romagna che però commette infrazione con il numero 21 Minocchi. Teramo che quindi torna nuovamente in possesso di palla. 6 minuti al termine di questo incontro, più 3 Teramo, 25-22, ma Teramo che ha palla in mano e può allungare nuovamente il proprio vantaggio. Vaccaro deve attaccare sotto passivo Teramo, il tiro di Vaccaro, la deviazione, recupera Gabriele e palla all'incrocio, sesta marcatura per lui, più 4 Teramo, 26-22. Subito da quest'altra parte non c'è un attimo di respiro, tenta l'azione personale Fabrizio Tassinari. Interrotta fallosamente, tiro dai 7 metri per, dai 9 metri per il Romagna che adesso va al tiro, la parata ancora di Collevecchio, rallenta adesso Gabriele. 5 minuti alla fine di questo incontro. Vaccaro, Pagano, Gabriele,
Il Teramo ragiona adesso nel tentativo di trovare gli spazi giusti in fase offensiva. Leodori, Murri, ancora segnalazione di passivo, viene fermato irregolarmente Gabriele, tiro dai 9 metri per Teramo, Pagano, il tiro sotto mano e il gol incredibile, svista in questo momento del portiere Davide Tassinari, che regala il gol a Pagano. Quinta marcatura dell'incontro per lui, più 5 Teramo, 27-22. Time out chiamato dalla panchina del Romagna quando mancano 4 minuti e 12 secondi alla fine di questo incontro. Incontro che Teramo sta portando meritatamente a casa, ripetiamo, dopo un primo tempo sostanzialmente in equilibrio, primo tempo che si era chiuso, ricordiamo, sul 14-14, la formazione di Marcello Fonti sta prendendo il largo in questa ripresa, più 5 il vantaggio degli uomini biancorossi sui pur quotati giocatori del Romagna. Ricordiamo Romagna che punta ad un campionato di vertice, quantomeno a centrare la zona playoff. Tornano in campo in questo momento i giocatori, si riprenderà con un tiro franco per il Romagna. 4 minuti alla fine di questo incontro. Ceso, Folli ancora per Ceso, subisce fallo da parte di Marano, si lamenta il giocatore numero 19 in casacca bianca. Punizione già battuta, Romagna che prova ad attaccare, arrivano i 2 minuti ai danni di Marano. Teramo che quindi sarà costretto a difendere in inferiorità numerica nei prossimi 2 minuti. La coppia Bassi e Scissi probabilmente è stata un po' troppo severa in questa occasione. Il tiro di Ceso, la parata ancora di Alessio Collevecchio, che blinda la propria porta nuovamente. In questo secondo tempo Marcello Fonti ha trovato una saracinesca, la sostituzione tra Matteo Di Marcello e Collevecchio ha giovato enormemente alla squadra, nonché naturalmente il numero uno biancorosso. Nel primo tempo si era comportato male, ma Alessio Collevecchio in questa seconda parte di gara si sta davvero superando, non può nulla però in questa occasione sul contropiede di Matteo Folli, sesta marcatura per lui, accorcia Romagna, 27-23, più 4, 2 minuti e 50 alla fine della gara. Teramo può gestire questi minuti finali. Nikocevic sull'ala per Vaccaro, il tiro e il gol. Teramo si riporta sul più 5 e questo potrebbe essere un gol fondamentale, perché potrebbe annientare le residue speranze di recupero da parte del Romagna, che adesso attacca con Ceso. Da questi a Tassinari, Venturi sull'ala sinistra per il numero 14 Folli, che non riesce a controllare, buon per Collevecchio che può tornare in possesso della sfera e appoggiare ai compagni. Vaccaro, Nikocevic invita a girare il pallone la panchina teramana per cercare di guadagnare qualche secondo. Rientra in campo intanto Marano. Teramo che torna in parità numerica. Attacca sotto passivo Murri, subisce fallo, deve andare subito alla battuta. Teramo ci va, ci prova Nikocevic che viene però chiuso in fallo laterale. Adesso va ancora il tiro Murri, interviene però
Tassinari, riparte il contropiede del Romagna. Il tiro, la chiusura di Gabriele che fa ripartire il contropiede di Nikocevic, che però non riesce a controllare. 1:06 alla fine, Teramo comunque che si appresta a portare a casa questi 3 punti d'oro in chiave salvezza. Lo fa anche in maniera meritata. Tassinari, il tiro, ancora la parata di Collevecchio, e adesso si rilassa in panchina anche Marcello Fonti. Applaude i propri giocatori che quest'oggi si sono superati, hanno compiuto davvero un'impresa, sono riusciti a battere una formazione sulla carta più forte. 30 secondi alla fine, 28-23, Teramo che porta a casa 3 punti tra gli applausi del proprio pubblico. Adesso si attende solo la sirena finale per sigillare il punteggio di chiusura. Ceso per il tiro del numero 6, il gol Davide Bulzamini, terzo gol per lui. Finisce in questo momento la gara 28-24 in favore della Tecnoelettronica Teramo, che batte meritatamente il Romagna e porta a casa 3 punti fondamentali in ottica salvezza. Quindi vince meritatamente il Teramo, che si porta a quota 6, resta invece a quota 3 il Romagna. Per questa telecronaca è tutto, Francesco Graduato per il commento e Roberto Punimanti per le riprese vi augurano buon proseguimento di serata con i programmi di Teleponte. La chiusura la son barata a fare, il problema sono gli altri 60 minuti.